Eccoci qua, anche questa sera sto prendendo l'abitudine a fare la notte fonda con questo orario, però grazie Massimo che sei qua, perché Ci mancherebbe. da ieri a oggi pronti via, che mi avevi detto il pomeriggio non riesco, no, no, facciamo Sì, la un notte. casino. Sì, no, la notte sono un po' più calmo. La notte si fa post-produzione. Eh sì. Sì, perché col negozio ti chiamano, ti fermi 200 volte al secondo, quindi poi ripartire è sempre più dura, quindi. E Io fai ho la notte. il fanale del cellulare, intanto siamo Ti collegati, vedo. intanto siamo collegati, aspetta, con Clubhouse anche, abbiamo già Federica, Iorida, Sonia, Danilo, Cristian e Luigi collegati, che dopo se vogliono venire su a farti delle domande te le faranno. Intanto, Oggi che giorno è oggi? Non si guarda in alto a sinistra, a destra, non c'è nessuno di pronto, eh. nessuno, diciamo che mercoledì, mercoledì, sì, mercoledì, è mercoledì. 22 settembre 2021, ore 21:42, chiacchierata numero 262. Però 262, perfetto. Mi piace il 62. Bene. Quanti giorni mancano a Natale, quindi? Oh. 3 mesi? 54. Brava. È arrivata l'ingegnere. L'ingegnere. Ingegnere, Amica buonasera. fratello del Natale, ciao. Che il bello è che per spararmi la luce contro la faccia io non posso Vedi? controllare chi ho già tirato su di Clubhouse, quindi ci saranno degli interventi quando vogliono di due persone. E quando ci siamo conosciuti, Massimo? Ci siamo conosciuti un mesetto fa più o meno, in una room che mi interessava, non mi ricordo neanche su che argomento, però ci siamo sentiti lì. Aspetta, è un argomento comunque fotografico, perché guardo solo quelli, cioè consulto. Ti dico il giorno, lo sto cercando, il 6 di agosto. Ah, ecco. Beh, sì, 6 di agosto. E poi ho detto io a ottobre sarò a Bergamo, però il giorno che io No, sono a Bergamo, tu sei a fare un no. servizio fotografico. Esatto. E quindi non riusciremo ad incontrarci, ma chi se ne Peccato. frega, ce la faremo prima o poi. Sì, sicuro, volentieri. Volentieri. Clubhouse serve anche per quello. Quindi io sono rimasto, a me è piaciuto, non sono rimasto impressionato nel senso positivo, mi è piaciuto quella storia che mi hai detto come sei diventato fotografo tu. Sì, io non nasco fotografo, sono diventato fotografo grazie a, ho conosciuto mia moglie che era fotografa e con la sua famiglia già gestiva un negozio. Qui parliamo di anni indietro. E niente, io nasco chimico, sono un chimico. E da, poi mi sono sposato e ho fatto due conti, non mi garbava il discorso più della chimica, volevo qualcosa di diverso. Mio suocero, che all'epoca aveva anche un laboratorio, un piccolo laboratorio di fotografia, mi ha detto: "Vai, prova a fermarti qua, vediamo cosa riusciamo a fare". Io, vabbè, qualche acido lo conoscevo, qualcosa ho fatto. E niente, mi sono fermato per allora 12-13 anni in laboratorio, senza mai fare una fotografia prima. Le vedevi Quindi prima di niente. tutti. Sì, ma devo dire che mi ha formato perché vedevo tutti gli errori.
tutti gli errori dei clienti, dei professionisti, perché al tempo stampavamo anche per altri fotografi. Per cui mi ha formato. Poi un bel giorno ho detto, vabbè, ok, adesso la gavetta l'hai fatta, prendi la Rolleiflex, usciamo e facciamo un matrimonio. Matrimonio? Io? No, possibile. Oh, tu vieni, 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 vieni. Vieni, provi. E ho provato. Se Per devono lì. entrare nella camera, falli entrare, tanto questa è una chiacchierata che possono fare Sì. quello che vogliono le persone. Sì. E mio figlio. Andrea? No, scappato. È andato via. Vai. Se Andrea non si fa vedere, facciamo una cosa del genere, lo facciamo vedere noi. Sì, dai. Eccolo lì. Sì, eravamo al concerto dei Rolling Stones a Lucca. Grande concerto, bravo. Tra l'altro me l'ha regalato lui, il concerto, il biglietto del concerto. Avevo anche dei capelli un po' meno grigi, più corti, meno grigi, però vabbè, ci sta. E dunque, poi ho cominciato a fare la gavetta con i matrimoni. Lì per lì all'inizio è stata dura, perché, vabbè, con le Rolleiflex, con 6x6, ti vincolava parecchio e non potevi sbagliare. Per cui. Com'era e com'è adesso? Perché le Completamente. cose sono cambiate. Com'è fotografare la felicità altrui? Ma è un'altra cosa, un po' per le apparecchiature che sono cambiate radicalmente, un po' sono cambiate anche le mode, perché prima si coglieva l'attimo, cioè si coglievano attimi diversi. Adesso vogliono più reportage, vogliono più cose diverse, vogliono enfatizzare certe pieghe di quella giornata che allora la davano o per scontata o addirittura non ci facevano neanche caso. Diciamo che io preferivo il mondo di prima. Mondo di prima perché secondo me era più genuino. Più genuino, più. Meno impastato, meno pretendevano meno. Certamente è poi cambiata anche un po' la qualità, non tantissimo, però anche perché con la pellicola si potevano fare certe sfumature, le potevi fare con archibugi strani, anche inventati. Adesso le fai tutti post producendo, però vabbè. Ma poi è cambiata anche la gente. È cambiata la gente e ultimamente con la pandemia, secondo me, è peggiorata parecchio. Purtroppo. È diventata più pesante. Probabilmente A sono meno diventato. pazienza. A meno pazienza, sì. Sì, è vero. E poi sono incerti in tutto, non sanno cosa vogliono, però pretendono. Pretendono e tu cerchi di dargli tutto come prima, però non gli basta mai, non so. Ti è mai capitato di fare un servizio fotografico gratis? Cioè, nel senso che Sì. l'hai fatto e non ti hanno dato un euro? Sì. Mi è capitato anche servizi fatti e poi mai ritirati. Mi è capitato la classica sposa che non si è presentata quel giorno lì. Mi è capitato l'arrivo dei carabinieri durante la cerimonia. Durante la cerimonia. Mi è capitato un incendio nel ristorante. Di tutto. Tanto per dire due conti, io ho cominciato nell'83,
97. Quindi un po' di matrimoni, e allora se ne facevano 4-5 per volta. Allora, Ripamonte è tipico del nord, però Sì. ti faccio una domanda che secondo me puoi andare a intuito. Dimmi. Perché nel nord si spende molto meno che nel sud nella fotografia? Secondo me perché non c'è la cultura di apparire. Nel sud io ho lavorato, quelle poche volte che ho lavorato mi trovavo molto bene ed ero in sintonia con tutti perché volevano la bella fotografia, volevano che eri presente in qualsiasi momento, riservito e riverito. Qua invece è una cosa molto più fredda. Tanto per dire, mi è capitato anche andare a fare il servizio, andare al ristorante e non trovare neanche un posto, neanche una sedia. Non ti dico un tavolo, la sedia. Il che io li salutavo, gli dico, ok, ci vediamo fra 2 ore, vado fuori, mangio una pizza, poi ci vediamo. Sì, va bene, ok, ciao. Oppure d'estate con un caldo incredibile, andare al bar del ristorante, chiedere un bicchiere d'acqua e quello del ristorante mi guarda e mi fa: ma lo vuole col bicchiere? No, cazzo. Se mi dà la cannuccia, gli dico: cioè, ma la vuole gasato? Lì, guarda, basta che sia acqua. 40 gradi all'ombra, ti danno un bicchiere. Dammi la bottiglia per quello che ti costa, però non me ne frega, cioè, facevo quello che dovevo fare e via. A me invece capitò una volta che mi misero fuori a mangiare, non dove Ah, c'erano gli sì. sposi. Allora gli ho detto: gente, questo vuol dire che se voi non mi chiamate, io non Sì. entro, perché vuol dire che state bene così e non volete le foto. E mi sono seduto un po'. Sì. Ma una volta una cosa del genere mi è successa che mi hanno fatto perdere anche il taglio della torta. Cioè, ho finito tutto, c'era il taglio della torta, io al cameriere gli ho detto: guardi, io mi siedo qua perché vedo che dentro non c'è un posto lì, non c'è problema. Tanto era primavera, mi sono seduto fuori, allora fumavo, mi sono seduto fuori a fumare la sigaretta, a un certo punto passa un po' di tempo, io entro dentro, guardo, avevano già tagliato la torta, gli chiedo: ma scusate, ma ho detto di essere avvisato, ma ormai l'abbiamo fatta. Ah, bravo. Perfetto, complimenti. Poi sono andato dallo sposo, gliel'ho detto, e lui è caduto giù: ma non te l'hanno detto? Scusa, hai fatto il taglio? Non mi hai visto? Chiamami. Cioè, non ci vuole. Vabbè. Allora, gli ho preso un tortino che c'era lì, gliel'ho fatto fare, gli ho fatto dei primissimi piani, delle cose molto ridotte, però l'ho fatta. Anche perché poi a casa le sentivo su, perché non c'era il taglio della torta. Facciamo un salto indietro nel tempo di po pochi anni. Di pochi anni, sì. 6 anni fa. 2000, sì. Sì, lì ero in vacanza. No, Lanzarote. No, Forteventura. No, questo è il mare Adriatico, lo no, riconosco. Forteventura. Era Forteventura e quella là in fondo è l'isoletta che c'è lì, che si chiama. Aspetta, Lobos. Sì, era un'isola che a me piace in modo particolare, perché c'è tanta natura, tanta roba ancora libera. Ci sono le spiagge che sono fantastiche, ognuno fa quello che vuole nel rispetto. E se non erro, dovrebbe essere anche tutelato dall'emisfero, qualcosa del genere, non mi ricordo. Che differenza c'è tra massimo del 2015 e il massimo del 2021? Allora, a parte gli anni? No, E a è parte i capelli cambiato. che te lo chiedo dopo. No, è cambiato. Purtroppo per situazioni molto particolari sono dovuto, ho
dovuto cambiare atteggiamento nei confronti di me stesso e delle persone che mi stanno vicino. Mi sono dovuto ritirare sulle maniche un'altra volta e partire. Non ti dico da zero, perché comunque mio figlio mi ha dato e mi sta dando una grossa mano. Però è dura. Adesso comincio ad essere stanco. Non ci può. Non posso fermarmi purtroppo, altrimenti è Ci abbiamo complicato. tutti quella missione che lo scopriremo solo un giorno prima Sì, di fare il infatti. grande passo e non ce la dicono. Vabbè. Quindi io dico sempre, quando un amico o un conoscente, no, ti vede per terra e ti dà la pala, perché succede solitamente così, Esatto. Ti fai una domanda. questa qua puoi usarla anche come appoggio per tirarti su, non Sì. necessariamente per scavare, giusto? Sì. Vero, vero, vero. E qui sono con mia moglie. Passato una vita insieme, purtroppo un male incurabile me l'ha portata via. Diciamo che eravamo molto attaccati sia, anzi, 24 ore su 24, perché lavoravamo insieme, quindi si viveva e si mangiava, si dormiva, si lavorava sempre insieme. È stata dura, però Poi c'è sempre la andiamo famosa avanti. domanda perché? Sì. E Esattamente. quella del perché, sai, a volte la fai la domanda, te le fai e non riesci a rispondere. A volte ti dici, pensi di risponderti, ma non ne sei mai convinto. Per cui sono tutte quelle domande e tante che mi faccio tutti i giorni, ma risposte poche. Grazie a Dio ho degli amici che mi stanno vicino, mi sono stati vicino. Devo dire a loro grazie, come devo dire grazie anche a Clubhouse, perché durante la pandemia ero da solo, che cosa? Quattro chiacchiere le facevo, soprattutto di notte, dopo il lavoro. Per cui io infatti ho scoperto Clubhouse parlando prevalentemente dall'una di notte in avanti. Adesso non più. No, la sera si dorme, ora anch'io. E lo so, però se la Ho tante di sdorme. quelle ore. Ancora adesso devo. Poi ultimamente questo mese qua è una roba allucinante, perché non c'avevo niente di grossi lavori in cantiere fino a un mese fa. Adesso no, si sono precipitati tutti, tutti vogliono, ragazzi, calma, una roba alla volta, soddisfo tutti. Però E come dico io, dove dovete correre, che tanto arrivate dove arrivo anch'io nel doppio del tempo. sì, ma infatti no, è che il problema è che poi mi arrabbio, perché io quando gli dico una data io cerco il più possibile di rispettare quella promessa che faccio. Però poi ti fanno girare le scatole, perché poi quando gli avvisi è pronto, sì, va bene, ma adesso siamo in ferie, sì, va bene, però adesso devo andare da quelle parti là, adesso non posso, adesso ho capito, però il lavoro l'ho fatto. Per cui. E ultimamente devo rincorrere dietro le persone per farmi, non ti dico pagare, per farmi riconoscere quello che è stato pattuito prima. Per cui. Vabbè. Wow. Sì, questo è uno dei matrimoni simpatici che ho fatto. Sono arrivati in comune con questa macchina, che è una macchina che è a loro cara, perché
era di un loro carissimo amico, anzi no, mi sembra papà addirittura, che non c'è più. E ho colto questo arrivo di questa macchina qua. A me piacciono poi le macchine datate, diciamo così, datate come sono datato io, quindi mi è Sì, va bene. piaciuta. Mi piacciono tanto i bambini, mi piace tanto fotografare i bambini, non tutti, nel senso che io amo fotografare i bambini. E voglio cercare di capire, cerco di capire instaurare con i genitori un certo feeling. Se mi lasciano fare quello che voglio, ottengono i risultati promessi. Gli altri, glielo dico subito, no. E devo imparare anche lì a fare una bella selezione, perché quelli che vengono portati, i bambini che vogliono sfondare nel mondo della moda, quelli non li sopporto. Glielo dico subito, guardi, non sono io il fotografo che cercate. Andate da un'altra parte, io. Ma come lei? No, questa è una bambina graziosa, degli occhi fantastici, viene spesso e volentieri con l'altra sorella. E diverso tempo che viene, è una bambina che si mette come vuole lei e dice sempre bene, perché ha voglia di farsi fotografare. Wow, questo Questo è è un bambino, era un cioè bambino. un bambinone, questo qua era come dicono loro, un ritrovo di tutta quella gente qua, tutta strana, tutta dipinti. Era un concorso di bellezza, così hanno detto. Era stato fatto, se non erro, questo era stato fatto a Forteventura. Sì, a Forteventura. Molto coreografico. E questo è uno dei particolari che si trova fuori dalla chiesa, quando aspettano l'uscita degli sposi, e mi è piaciuto il cuore. Era lì, avevo in Infatti l'ho mano messo questi. come immagine di Ho visto. copertina per la Ma no, questo è culo, non era per niente così. L'ho visto, l'ho fotografato. Se non Io l'ho erro, devo visto. avergli detto di abbassare un attimino, perché io non sono alto, quindi per avere questa inquadratura devo averla consigliato di abbassare un attimo le mani. Ho visto un video perché sorridevo per il riso, un video che girava per WhatsApp così, che agli sposi li hanno proprio coperti con un silos di riso, proprio avevano un'autocisterna piena di riso. Beh, da noi i classici muratori si presentano là con le ceste, con quintali, quintali, quintali di riso, e una volta sono arrivati anche con una butoniera, una cosa. Vabbè. Intanto ti saluta Maria dalla provincia di Lenzo. Messina. Ciao. Quelli che ci stanno guardando, scrivete o se da Clubhouse volete Siate buoni. alzare la mano e venire su. Sonia, Danilo, Cristian, Nicolò, Federica, sei libera di parlare quando vuoi? No. Federica, sst. No, eccomi, scusate. Eccoli. Scusate. Scusate. Ma Adesso mi ciao. attendo. Ciao, Max. Ciao. Comunque io ho conosciuto questo splendido fotografo su Clubhouse. Però non ci siamo conosciuti, è stata solo fotografia. Ci siamo raggiunti sulle stanze del cazzeggio, mi viene da dire. No, ci vuole anche quello, no? Sì, e poi però ci siamo anche visti dal vivo a fare delle Sì. bevute, Ecco, quindi Lucio, abbiamo fatto anche le bevutine assieme. questa è la sfiga di abitare vicino Bologna e non a Milano. Eh sì, No, vabbè. perché se no potevamo fare un
un sacco di bevutine anche con Lucio. Ecco. Vero, 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 vero. Ma quando sei in zona tu? Settimana prossima, eh? Io? Sì. Io lotto. Ah, okay. Sono Però cinque. volendo ci potrebbe essere anche il 7, No, no, perché io tutta devo quella settimana. andare al MIAF a Milano Sì. e quindi, dato che l'8 sono su a Bergamo, dicevo, Cacchio. potevo fare 7, 8 o 8 o 9. Mi spiace, ma non ci sono io proprio quella settimana lì. Io sono ad Arezzo. Tornerò su un'altra volta. Ma lui T'aspetto. ci fosse ancora da Paolo far benzina. Potrei farlo, guarda. Beh sì, Intanto è perché arrivata anche la Bertazzi che ti ciao, saluta dall'albo. ciao. Ma perché a Paolo danno la benzina gratis? Non ho capito. No, c'è un aneddoto e Ah. salutiamo anche Maurizio da Roma. Ciao. C'è un aneddoto che io quest'estate, o era ancora primavera forse, No, era quest'estate. sono andato da Elton, sono Ah, sì? andato a trovare Elton, sono rimasto là una sera e la mattina dopo sono ripartito subito perché lavoravo e allora cercavo un distributore di quelli che finiscono con Easy e in zona il primo era a Paullo. Ho detto, ma dov'è sto Paullo? Era a 2 chilometri. Ridente periferia di Milano. Paolo. Allora Sì, io ho ma messo era a il 2 chilometri da casa mia e noi non ci conoscevamo ancora con lui, cioè, sennò veniva fuori una carambata. io ho fatto ho messo il Facevi la benzina? navigatore, mi ha portato in piazza. Quindi nel giro di 45 secondi ho visto tutta Paullo. Mamma, non è che No, ci quasi conosciamo. tutta. Quasi tutta, perché sì, hai visto Paolo, ma non le paullesi. Perché Esatto. il pezzo forte è Federica, se non l'hai vista, hai perso qualcosa. Sì, anche perché Massimo ha partecipato anche alla vita sociale del paese quest'estate. Un bellissimo film. Abbiamo visto un bellissimo film. Volevo vedere venire anche a cos'era con la poltrona in sofà. No, cos'era? Divano a Il turni. divano turchi. E invece non c'era posto sul divano, e allora ci siamo appartati io e suo marito in un barettino lì in parte. Così. Esatto, Il famoso barretto in camera. barretto in camera. Così ci siamo fatti. Wow. Ritornando ai matrimoni. Sì. Ecco, questo è un matrimonio, ad esempio, che mi sono divertito. Mi sono divertito perché erano due persone fantastiche, squisite, garbate, gentili, senza grilli in testa, mi hanno fatto fare tutto quello che volevo. Io a un certo punto gli ho detto, ragazzi, adesso andate voi, fate quello che volete, io vi corro dietro. Per cui sono venute fuori delle fotografie fantastiche. Ho imbroccato anche la luce. Ogni tanto le azzecco. Oh, quante foto hai fatto per beccare questa luce? Guarda, sono onesto, pochissime. Perché ne ho una serie di 10-15, ma sono tutte belle, tutte uguali. No, tutte uguali. Tutte uguali come luce, eh? Perché si sono messi lì e ho visto subito questi contorni, questo affare lì, flashettino piccolino, piccolino davanti, pif, basta, fine. Ma gli ho fatti fare quello che volevano loro. Ecco, se fossero tutti così i matrimoni ne farei uno tutti i giorni. Sfatiamo il mito di i fotografi da matrimonio fanno pagare molto. Adesso ti faccio la domanda classica, Sì. ma creare dal nulla un qualcosa che resta per sempre, che prezzo ha? Non dirmi i prezzi e tutto il resto No, in no, livello no, generico, no, ma vedi, per far capire alla gente che ma io glielo non. dico sempre ai ragazzi quando vengono
A parte il fatto che io ultimamente uso una mia strategia che è quella, proprio perché sono un po' stanco, e quando vengono da me mi chiedono subito preventivo. Preventivi via telefono, via internet, gli dico subito no, perché non faccio il salumiere, perché mi arrivano delle richieste che sono assurde e dir poco, del tipo, va bene, mi sposo quanto costa? Che cosa? Quanto costa che cosa? Cosa vuoi? Che budget hai? Che cosa vuoi? Allora, vieni a trovarmi, io ti faccio vedere e toccare quello che sono capace di fare. Io gli dico sempre a tutti, guardate, quello che sono capace di fare è questo. Lo vedete, lo toccate, non chiedetemi altro perché non sono capace, non ne sono all'altezza, probabilmente va bene. Se cercate un fotografo che vi fa il drone sopra e sotto, mi posso attivare, ma io personalmente non riconosco i miei limiti, sono questi, punto e basta. E poi gli dico sempre la solita frase di tanti miei colleghi che fanno notare che di tutta quella giornata, poi quello che resta è quello che puoi toccare, quello che puoi toccare sono le fotografie, punto. Perché i fiori sono belli, ci vogliono. La cerimonia bella, ok. Gli invitati va bene, il pasto va bene, però finito il pasto, ognuno a casa sua, e a te cosa ti rimane? Le fotografie. Mi fa piacere quando vengono a ritirare queste fotografie, questo album, e notano quei particolari che loro stessi mi dicono, ah, ma io non ho visto che c'era questa persona, non ho visto che c'era quel mazzo di fiori piuttosto che il cameriere serv che serviva in questo modo che in un altro. Mi fa piacere perché vuol dire che sono riuscito a raccogliere qualcosa di bello che gli rimane a loro di quella giornata. Dopodiché ognuno ha il suo metro, cioè chi vuole spendere 100 euro per le fotografie e 6.000 euro per i fiori, vabbè, dico, vabbè, non cercatemi però, perché io è da parecchio tempo che io al di sotto di una certa cifra gli dico no, mi piace. Vai dal cugino, vai dove vuoi, piuttosto vengo io, te le faccio gratis, però quattro fotografie te le faccio gratis, non ho nessun problema, però non mi devi imporre niente, faccio di testa mia, punto e basta. Io poi ho collaborato per diverso tempo con dei fotografi farabutti di Milano, dove era una cosa disdicevole in tutti i sensi, perché facevano, truffavano. Io quando ho sentito odore di bruciatole, così, ciao, salutati. La faccia mia e ci tengo. Vivere a Bergamo 20 anni fa e vivere a Bergamo oggi com'è? Dunque, io sono un nativo di Milano. Devo essere sincero, ho fatto un po' fatica all'inizio a integrarmi perché ero abituato a spazi diversi, gente diversa. Sono arrivato in un paesino dove tutti conoscevano tutti, tutti volevano sapere cosa facevi, cosa volevi fare. Io ero abbastanza riservato, anzi molto più chiuso di adesso. Per cui ho fatto un po' fatica. Poi vabbè, poi sono delle splendide persone, quindi io ti posso dire che anche lì sono cambiati in peggio, purtroppo. Sono cambiati peggio perché vogliono essere quasi cittadini, ma non lo sono. Secondo me, per essere cittadino, deve avere la città. Vuoi fare il contadino, ma non li so, non sono più contadini, perché ormai i contadini, di una volta, cioè non trovi più il tizio con la zappa, ma vedi il trattore da 40.000 euro, giusto? Sono cambiati e purtroppo sono cambiati anche nell'animo e nei sentimenti. Abbiamo perso tanti valori.
valori che alcuni non rimpiango, altri invece mi mancano. Quello sì. Da bambino Massimo cosa pensava di fare da grande? Pensavo di fare il chimico, perché ho sempre avuto questa vena di mischiare le cose. Andavo, guardavo i liquidi, spostavo, li alzavo, li scaldavo, ma fin da piccolissimo. Poi niente, poi appunto ho conosciuto mia moglie, ho preso un'altra strada. All'inizio appunto non è stata facile, ma poi l'ho presa al volo. L'ho presa al volo perché mi interessava, mi incuriosiva, e poi sapevo perché, sapevo che avevo una grande spalla che era mio suocero, per cui, e mia suocera, tutti fotografi. Quindi. Adesso ti do 2 minuti di tempo per dire quello che ti passa adesso per la testa, la prima cosa che ti passa per la testa o la prima, il primo pensiero da rivolgere a qualcuno. Allora, quello che mi passa adesso della testa è che devo finire assolutamente di post-produrre, perché domani mattina devo chiamare gli sposi. Uno, quello che mi viene da dire è che dobbiamo rivedere noi stessi che cosa vogliamo fare da grandi, perché non siamo mai arrivati, cioè non siamo mai grandi, siamo sempre piccoli, quindi dobbiamo imparare a guardare un po' dentro e camminare. È proprio vero che chi si ferma, non ti dico che è perduto, però rialzarsi poi è sempre più complicato. Per cui ci si può rialzare se, perché cadere è normale, e capita spesso, se ci si alza, se si hanno le persone vicine che ti danno una mano. Purtroppo le persone vicine che ti danno una mano non sono tantissime, perché chiamarli amici è un parolone oggi come oggi. Bisogna selezionarli, bisogna vederli, perché l'esperienza mi dà che tante volte pensavi a un amico, invece mi sono sentito parecchie volte usato. Per cui, vabbè, ci sta. L'esperienza. Appena senti che brucia, ti giri. Bravo. Sì. Adesso lo sento molto prima. Molto prima, ma ancora prima che si accende la fiammella, via, la saluto, me ne vado. Per cui. Cristian, dalla sotto tutti muti? Non lo so, adesso sto tirando su tutti. Federica, vai te. Niente, brava. Senza parole. Oh, come senza parole? Sì, ma è anche commosso. Beh, adesso cosa ho detto? Ho detto solo la verità, eh? Non ho mica detto. Infatti è perché sei stato così proprio sincero. Io sono così, è difficile, guarda, è difficile, quelle poche volte che volevo farla franca o che cosa, mi hanno sgamato subito, quindi lascia perdere. Non fa per me. Questi capelli, questo look... è un disastro. Però è una promessa che devo mantenere a breve, però non so quando, però appena riesco vado a rifarmi il look. No, aspetta. No, sono appena andato, però cavolo, è una roba allucinante, non stanno a posto, cioè i capelli troppo diritti. Vuoi che ti presta il gel quello scaduto? No, per l'amor di Dio, guarda, da quello che mi ha raccontato ho fatto una pulizia incredibile. Eccomi, scusate. Aspetta, chi è sotto?
Danilo, Cristian, Nicolò, tutti su. Va bene, dai. Fate bravi se potete. Una domanda per uno e poi vado avanti con le ultime tre domande. Vado io, se Vai, posso. vai, vai. Massimo, Dimmi. per me la fotografia è un mestiere. Sì. I matrimoni, i servizi, i concerti e tutto quanto. Trovi ancora il tempo e piacere di fare una fotografia tua, andare alla ricerca di una tua espressione artistica, oppure arrivi a fine settimana che non ne hai più o sei troppo impegnato dalla fotografia lavoro? Sì, anche questo è vero. Diciamo che io mi sono imposto di ritagliarmi un angolino, però ultimamente non riesco. Questo angolino si chiama ferie. Quando riesco a fare ferie, ma non ti dico una settimana, basta anche un giorno e mezzo. Prendo, vado, faccio due fotografie, ma me le tengo per me. E in ferie, spesso e volentieri, mia moglie mi diceva sempre: ma lascia a casa la macchina fotografica. L'ho sempre portata perché cioè, la mia mano, tu la vedi, non finisce qua. Sopra c'è sempre la macchina fotografica, è attaccata, ormai è mia. E anche quando non ce l'ho, c'ho sempre il telefono come tutti e uso il telefono. Certo, sai, se devi fare questo mestiere qua per mangiare è una cosa, mi diverto, per l'amor del cielo, mi diverto, perché io ho sempre detto, il giorno in cui non riesco più a divertirmi a fare le fotografie, smetto, vado a fare un'altra cosa. Faccio il garzone, me ne frega niente. Certo è che ultimamente non riesco più a trovare il tempo e la serenità del fare una fotografia, diciamo così, mia. Quello sì. Ma presto, presto vedrai che dopo aver riconsiderato un po' di cose, mi sono ripromesso di andare a riprendermi questi spazi. Basta. Va bene. Ci mancherebbe. Nicolò, Comunque, Cristian. Adesso quando vuoi andiamo. vengo io col mio caravan a prendervi tutti e due Va e poi bene, andiamo. va bene. No, vabbè, vengo anch'io, Max. Va bene, va bene, va bene, guarda, non c'è Sai che problema. ho delle doti io come direttore artistico. Ottimo, guarda. Nicolò, Cristian, se non si smutano, ti faccio io l'altra domanda, che è: progetti da domani alla fine dell'anno? Uno, intanto, è prendere un giorno di ferie e andare a fare delle foto. Sì. Anche più di uno magari. L'altro è mettere un po' di ordine in casa mia. Perché già sono disordinato di mio. Poi ho tante cose da sistemare, da rivedere, da cambiare. E poi devo anche fare un po' di ordine tra le persone che mi bazzicano. E boh, poi niente, basta. Tutto qua. Devi solo sistemare o proprio eliminare? No, devo eliminare un po' di roba e qualcuno e cercare insieme a mio figlio cosa fare da grande. Allora sì. Perché lui ha dei progetti, io ne ho degli altri. I miei sono più a breve scadenza, i suoi ovviamente sono più lunghi. Per cui vediamo.
La volontà c'è. Poi vediamo. Posso? Ma più che nada, tanto Max, ciao. Ciao. Sono contentissimo di essere qui per me la prima volta e se posso fare una considerazione, qui mi identifico un pochettino in quel che tu hai detto, nel senso che per me non riguarda la fotografia, però i matrimoni riguardano la vita della musica. Nel senso che io sono organista, liturgico, e effettivamente una volta matrimoni se ne facevano molti di più. Sì. Adesso purtroppo, secondo il mio punto di vista, tutto è cambiato e, come tu dici giustamente, se ne fanno molti meno. Non so quanto possano pretendere gli sposi a livello musicale, nel senso che ti dicono fai carta bianca, fai carta bianca, però effettivamente quando si va sul discorso prezzo eccetera eccetera, cioè io lo faccio perché mi diverte, io lo faccio per hobby, nel senso che non lavoro in banca e non lo faccio per professione. Però quando tu chiedi qualcosa e ti sposi un certo prezzo sul tuo budget, ti dicono spesso volentieri ti dicono meglio quel prezzo, non ci arrivo, no? E allora ti tieni un pochettino, vedi fare piuttosto per accontentarle, no? Però effettivamente mi rendo conto che è cambiato anche quello. Sì, tantissimo. Tantissimo, guarda. Ma questo è perché secondo me non siamo, mi metto io, non siamo capaci di far valere, di dargli un valore a quello che facciamo. Perché anche la musica ha il suo valore in quella situazione lì, perché insomma se tu fai un film secondo me nel senso di più comunque con la anche la musica esprimi sentimenti, ma la fotografia anche la musica ci deve essere sennò andiamo indietro al muto, no? Siamo sempre qui, ti sarà capitato chissà quante volte dire ma ho capito, però per mettere su due dischi, due pezzi, mi chiedi, bisogna anche arrivare là con una certa attrezzatura, una certa professionalità, saperli mettere su. Perché il discorso con le chiese è una vuole contano più, cioè. Sì, oltretutto. Allora. Anche se poi sono stato colpito da tua storia, tra virgolette, sono stato, ho capito, per me è un esempio di umiltà e quindi lo tengo da conto. Sì, ho conosciuto dei musicisti che bravissimi, che credimi si sono abbassati a fare il karaoke, ad esempio. Gliel'hanno chiesto, io sono contrario, sono un. Ma c'era anche un ragazzo che era soprano, l'ha messo lì a fare il karaoke, gli hanno chiesto, lui l'ha fatto. Beh, devo fare. A Pagnotta, Pagnotta. Cioè, fame. No, adesso, a parte tutto, comunque... Quando... La pandemia secondo me comunque ha portato... Sì. Forse la pandemia è tutto. Peggiorata tantissimo, sì. Poi io ti dico, io abito qua in provincia di Como, quindi sono quasi, tu ho capito che bene o male sei a Bergamo, sono quasi in linea, mezzo di distanza, tra virgolette. E ti dico, io abito qua dove c'è un castello di una fondazione dei Conti Turini, non so se conosci Fabio Cadolini. Ok. Ad Alzate. E una volta se ne facevano matrimoni, se ne facevano 3, 4, 5, sono di più. Poi c'era il prete che è lì. Ai tempi, quando ho cominciato a suonare io nel 95, se ne facevano 8. Sì. Adesso ne fai uno, due. Se riesci a ingranare poi. Guarda, stranamente sono riuscito a ingranare bene due matrimoni sabato scorso, nello stesso giorno, tutte e due in comune. Allora, il primo l'ho fatto a mezzogiorno, erano 20 persone. Ok? Mm. 20 persone, solo in comune, poi gli ho detto, ragazzi, almeno 4 fotografie in un giardino, dobbiamo farle. L'ho caricato in macchina, siamo andati qui vicino a un giardino pubblico qui, gli ho fatto delle fotografie. Sono venuto a casa, ho mangiato, sono partito per l'altro matrimonio, sempre in comune,
qui erano però un po' di più di persone, e sono riuscito perché mi ha dato una mano al comune, perché è riuscito a spostare di un paio d'ore uno, perché sennò non riuscivo a fare. Anche lì la collaborazione con la chiesa o il comune o la location ci vuole. Io il matrimonio più faticoso che ho fotografato, perché io, cioè, i miei matrimoni fotografati sono sì e no sulle dita di due mani, meno. Esatto, io sono 300 scatti, 600 scatti, te è un giro, il girato. Poi ti chiedono i video, e quanti chiedono i video? No, quelli. Una volta facevo anche quelli, adesso non faccio più. No, ti dicevo, Massimo, il mio matrimonio più difficile è stato sposi, due, testimoni, due, fine. Non sapevo più che foto fare, con pranzo al ristorante immediatamente dopo. Pizzeria? Ristorante, nascosti. Ostia. Cioè, io ho fatto, non sapevo più che foto fare, perché non spostavi gli sposi da nessuna parte, perché non dovevano essere visti. Ah, sì, sì, no, no. Sì, sì, sono quelle situazioni. Io, guarda, ti dico solo, non posso fare i nomi perché adesso è diventata famosa. Massimo, ti metto un attimo muto, Christian, perché altrimenti c'è il ritorno. Ah, sì. Ok. Ho fatto questo matrimonio di questa ragazza qua, che allora era carina, faceva la modella, però niente di che. Poi è diventata abbastanza famosa, è andata in televisione e tutto. Però ho faticato 7 camicie a fare quel matrimonio lì, perché non gli andava bene niente. Era una cosa allucinante. Ma abbiamo iniziato, è stato proprio brutto anche l'approccio all'inizio, perché io arrivo a casa di lei, gli chiedo di fare due fotografie, mi dice no, fotografie in casa niente, va bene, ciao, ne vado. Poi c'era la mamma, mi ha corso dietro, fa no, ma guardi cosa, basta che non la fa sedere, va bene, lascio in piedi, devo fare. Poi questa mamma qua con il ferro da stiro in mano, ogni 30 secondi era lì a stirargli la piega del vestito sotto, e l'ho guardata e ho detto: signora, quel vestito lì lo deve usare oggi, domani probabilmente non usa più, gli lasci fare quello che vuole. Ma qui malava, sì, ma... il che ho cominciato a sudare 7 camicie già lì, non ti dico poi dopo, era una cosa allucinante. Allora, adesso fai tu una domanda a me e poi dopo tocca agli altri che sono non ti hanno chiesto ancora niente. Allora, che cosa ti aspettavi di da me? Allora, non dico il contrario di persona che sei. Ho visto stasera, sì, ma quasi. No. Su Clubhouse io ti sento estremamente riservato. Okay. Stasera ti sei un po' aperto di più, vabbè, sì, sì, hai parlato così, abbiamo parlato tranquillamente tutto, però sarà che per deformazione professionale, parliamo sempre di foto. Può essere. Quando si parla di noi, a me piace un sacco, perché... Beh, un conto parlare, te, un conto fotografare. Esatto, come hai detto te, non tutte le persone su Clubhouse, non puoi contare su tutte le persone di Clubhouse come amici. No. Però sto vedendo che ci si sta aggregando. È un gruppo di amici su cui contare, secondo me, inizia ad esserci. Sì, no, è vero. Quindi
quindi in caso di crisi sai dove andare, sai chi chiamare, uno con la maglia blu in questo momento. Contaci. No, ma di persone splendide ne ho conosciute tantissime su Clubhouse, per l'amor del cielo. Ma tante, tante. Devi fare una selezione, come tutte le cose. E lì Però devi. già i capelli lunghi, il modo di fotografare che hai, che corrisponde col mio, se non che non faccio matrimoni perché faccio un altro mestiere come primo lavoro. Il fatto di dire di no se non ti rispecchi in quello che vuoi fare, che sono estremamente, mi è Sì, è piaciuta vero. questa serata. Sono così. Perché abbassarsi a tutti No. quando puoi scegliere a chi abbassarti? Non è vero, è vero. Guarda, io ho imparato una cosa da mio figlio quando mi dava una mano, a parte il fatto che lui è nato a pane e fotografia e macchina fotografica, vabbè. Però una sciocchezza, io facevo i preventivi e non riuscivo mai ad essere conclusivo con questi preventivi che facevo. E poi poco chiaro, io prendevo gli schemi a destra, a sinistra, su Tau Visual, dappertutto. Se non che mio figlio mi guarda, mi dice: ma guarda, perché ti incasini così a scrivere quelle cose che poi valgono sì e no, niente. Tu scrivi così, ma ha fatto imparare lui a scrivere cose essenziali, schiette, precise e fantastiche, perché con quattro parole come me le messe lui, io ci giravo intorno, ma non ne venivo a capo. Quindi ho imparato da lui, ad esempio, anche formulare i preventivi. E fargliele accettare, tra l'altro, così come lui mi ha insegnato. Ultima domanda dopo quello che vogliono chiederti Nicolò, Iorida, Nicola e Federica, se c'è qualcosa. Ciao. Ecco, ad esempio, lui, io ho visto i suoi lavori, abbiamo parlato parecchie volte dei suoi lavori, è un ragazzo splendido, sta iniziando veramente bene, è sulla strada giusta, gliel'ho detto tante volte, vai avanti così che vai sulla strada giusta. Ti vedo molto bene. Ecco, da introverso e timido, come sai, visto che sono grato per tutte le volte che mi hai tirato su, Ma ci anche nei mancherebbe. discorsi, nelle room, di incoraggiarmi. Ti faccio proprio questa domanda. Sì, dimmi. Che consiglio daresti a chi approccia oggi alla fotografia? Di essere se stessi e di avere questo continuo scambio con tutti, sentire sempre tutti, poi fai di testa tua, però ascolta sempre tutti. E quello che secondo me manca ultimamente è l'ascolto. Perché parlano, parlano, parlano tutti, però non ci ascoltiamo. Cioè, parliamo, 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 ma cosa diciamo se gli fai la domanda di quello che stavi parlando poco fa, ti dice forse no, non lo sa. Quindi cerca di essere te stesso, vai avanti così e secondo me sei sulla strada buona. Ci Io mancherebbe. mi sa che stasera ho fatto una diretta con me stesso tra qualche anno. Bene, sono contento. Sono contento, dai. Non pensavo neanch'io di essere. Però c'è qualcuno sotto? Iorida, Nicola. No, Iorida è andata via. Nicola. Nicola non dice niente, starà preparando il pane per domani. No, Pensa che io e te. io non ho niente da chiedere. Ciao. Ciao, ciao.
E pensa che io e te non abbiamo mai parlato di foto nostre. Cioè, stasera è la prima Davvero? volta che io vedevo delle foto tue. Sì, ecco, ad esempio quello che mi manca, e non capisco perché, su Clubhouse è possibile mettere solo un profilo di Instagram. Io ho messo sul mio, però mi sarebbe piaciuto mettere quello del mio studio. Però, o uno o l'altro, vabbè, ho messo sul mio. Tanto. Si può cambiare? Sì, si può cambiare, però ne puoi mettere uno solo. Io avrei voluto mettere tutte e due, ma non perché ne ho due, perché sono due cose diverse. Uno, tra virgolette, semi-privato, e l'altro invece è quello dello studio. Però anche lì ho voluto mettere, poi quando ho voluto scegliere, ho potuto scegliere, ho scelto quello privato, perché così chi lo guarda. Conosce te, non il tuo Esatto, lavoro. bravo, esatto. Poi se vogliono mi chiedono, li sbarello dall'altra parte, se no vabbè, Perché la andiamo così. vita è tutta una questione di scelte. Sì, è vero. Domani mattina mi alzo e Domani mattina mi alzo e aspetto gli sposi che arrivano. Che devono venire a prendere i provini, che stasera devo assolutamente terminare. Quindi stasera farò ore piccole, però lo devo assolutamente fare. Ma quella è colpa mia perché sono indietro io. no, poi l'abbiamo tirata anche molto per le lunghe stasera, 1:02. Ma sì, Io però non pensavo neanche io. È ti volato, è ringrazio volato. Massimo, poi ci faremo un'altra chiacchierata più avanti quando Va bene. hai dei matrimoni fuori di testa da raccontarmi. Guarda, ogni matrimonio è una storia. Davvero. Grazie anche Maurizio, Sonia, Maria e che hanno cliccato Nicolò, Valeria, Pierpaolo, Sonia, Giovanni e Marianna. Anche gente nuova ci ha seguito stasera. Tutti Bene. Sono quelli che contento. ci guarderanno da domani in poi su il canale YouTube Miraggio Deluxe, Viva! io ti girerò il link della diretta e poi tu potrai diffonderlo a chi vorrai. Ok, grazie mille, grazie mille. È stato un bel incontro, sono contento. Grazie Ti e a ho fatto presto. fermare 1 ora, così ti Va sei un po' bene, va bene. riposato, spero. Se adesso vado di là, faccio un bel caffè e poi vado. Si riparte. Si riparte. Grazie Massimo. Ah, ecco, e Grazie. Alberto. Ciao ciao. Vero che non è qualcosa di diverso? Sì, è vero. Alberto, confermo. E Ogni matrimonio. lui è uno che quando manca il sindaco porta anche lui a sposare gli sposi, sposa gli sposi. Ah, sì, oltretutto adesso basta una delega, quindi. Sì, giusto, giusto, mi manca solo quello. Poi penso di Grazie aver combinate tutte. Va ancora bene, Massimo. grazie Buona a te. serata e buon lavoro per dopo. Ciao, grazie. Ciao, ciao. Ciao, grazie a tutti. Allora, aspetta.